Avete mai pensato che una giusta evoluzione di questa tecnologia poteva essere tranquillamente questa? Metti un videotelefono a gettoni e entri qui dentro e inizi a parlare con anche la parte video, che è molto più figo. Poi qui ho notato però una cosa che potrebbe dar fastidio e potrebbe minare la privacy di chi sta parlando, che nelle ultime cabine telefoniche che vedo in giro manca sempre, e dico sempre, la porta. Non c'è mai. Cioè, dico, c'è qualcuno che se la frega. Vengono qui e si fregano la porta, quella grande, quella piccola no, quella rimane sempre. Ma beh, comunque, un'altra evoluzione potrebbe anche essere l'olio telefonata. Magari sempre a gettoni, chissà. Beh, magari a gettoni no. Comunque potrebbe essere una buona evoluzione, perché ho appena scoperto che è stata sviluppata una tecnologia fichissima, si chiama Voxbox. Mi sembra che si chiami così, Voix e Box, mi pare. Comunque cercate giochi di oleografia, ed è stata sviluppata questa cosa fichissima che si vedeva soltanto nei film, tipo si vedeva in Star Trek, si vedeva nei film di fantascienza soltanto. Ed è praticamente, vengono proiettate delle immagini in verticale tramite le quali è possibile vedere, cioè è la velocità è talmente alta che si riescono a vedere le immagini. Quindi ad esempio si può giocare a scacchi, ci sono gli scacchi che si alzano, c'è anche il video, fichissimo. E penso che ci avvicineremo sempre di più a questa tecnologia, anche per vedere i film in casa magari, però questo è più difficile. Per ora si utilizza soltanto per tipo questi giochetti qua, o comunque anche tipo per, stanno pensando a Magic o comunque giochi da tavolo, niente di più avanzato per ora. Però siamo agli inizi, proprio è appena uscita nel 2014, quindi è inizio, anzi deve essere, è appena stato presentato ad una fiera, quindi siamo ai primordi, e io conto che potrà migliorare tantissimo questa, tutto ciò. Oggi ho avuto un po' una mezza tentazione di prendere il freno a mano della stazione del treno. Praticamente ho scoperto che i treni, anche quelli del giorno d'oggi, hanno il freno a mano. Tipo, non so se avete presente la scena di Ritorno al Futuro, parte terza, in cui c'è Clara che tira giù quel cordino e si ferma tutto il treno frenando. È fichissimo, e anche i treni d'oggi ce l'hanno, soltanto che deve inserire una chiavetta il conducente del treno. Comunque è strafichissimo. È bello perché sono qui che sto parlando e sto utilizzando questo telefono, e la gente pensa che stia utilizzando questo telefono, ed è fichissimo. No, è così, uno spin-off che mi è venuto. E ieri ho scritto la mia prima scenografia con la scuola stiamo scrivendo un cortometraggio, e abbiamo fatto lo storyboard, abbiamo fatto le idee, brainstorming, tutto quanto, e abbiamo messo giù una specie di scenario, in inglese mi sembra che si dica, comunque. Però la scenografia, quella diciamo un po' più professionale, ho provato a metterla giù ieri, ci vuole tantissimo, più di quanto si possa immaginare. Cioè, tipo che ho finito tardissimo, stavolta ho dormito anche poco, però sono contento, almeno magari farà schifo e non piacerà a nessuno e mi diranno è pieno di errori, però a me piace un casino, perché mi sono sentito realizzato, sono riuscito a creare un qualcosa di almeno a prima occhiata professional. Ho seguito delle guide su internet, ho cercato di fare un qualcosa by my own, e vi farò sapere magari i risultati. Comunque sono contento, e ho scritto proprio i dialoghi, perché cosa succede, l'ora e il luogo, e questo vlog è finito. E vi saluto, ci sentiamo alla prossima, e come avete visto è un po' che non mi faccio la barba, vostri commenti, sto bene, sto male, comunque penso che me la farò presto, però aspetto comunque i commenti, e i video di risposta non ci sono più, però se volete mandarmi qualcosa sarebbe carino. Ora vi saluto e sto dilagando tantissimo, devo andare a scuola, entro un'ora dopo, però
entro e quindi per entrare vuol dire che devo lasciare questo luogo, questa cabina, anche perché purtroppo non è ancora una cabina di teletrasporto, anche se sarebbe fichissimo, tipo magari in futuro, come per tornare al discorso di prima, potrebbero esserci le cabine di teletrasporto, entri dentro, fium, ti ritrovi da un'altra parte, magari costeranno un casino tipo i bus di adesso. Sta facendo un rumore strano. Ah, sto cadendo la linea perché ho detto che avrei messo giù e sto finendo i gettoni e quindi non mi dà il resto, vero? No. Mi dice di riagganciare o premere R. Va bene, allora vi saluto e al prossimo vlog. Ciao!